Emiliano Fratini, uno dei prodotti locali maremmano, lui orbetellano, quest'anno vedo sta trovando sempre più spazio, vuol dire che il mister ti ha in piena considerazione, però purtroppo anche la classifica è quella che è. Sì, purtroppo non è la classifica che vorremmo, stiamo lavorando per far sì che possiamo uscire da questa brutta situazione e io penso che solo con il lavoro possiamo uscirne, insomma. Domani è già da alcune settimane che si dice sempre, almeno io, ma voi stessi col mister Lamberto Magrini, domani è, potrebbe essere la partita tra virgolette, perché vorrebbe dire che, appunto, che quella che aspettiamo, perché arrivi qui al Carlo Gecchini la prima vittoria di questa stagione, potrebbe essere domani una volta buona? Noi come squadra ci proveremo in tutti i modi a far sì che diventi la prima vittoria. Anche, mettimici anche me dentro, soffro con voi. E proveremo in tutti i modi a far sì che si possa vincere questa partita, perché sappiamo che è molto importante prima di tutto per la classifica, poi anche per dare un po' di morale a noi squadra, ai tifosi e tutto il resto, quindi speriamo che sia una bella giornata. Ecco, una bella giornata come oggi, magari domani che si possa veramente far festa e fare un Natale veramente con i fiocchi, come si dice in gergo, perché ci sono regali, sono tutti infiocchettati, pertanto ecco, era un gioco di parole, sapendo anche che poi mercoledì prossimo, nell'ultima partita del 2021, turno infrasettimanale, c'è l'insidiosa trasferta a Modena. Sì. Sicuramente adesso però siamo concentrati solo ed esclusivamente sull'Olbia e ci teniamo a fare bene e poi ci aspetterà mercoledì una partita tosta, perché il Modena comunque è una grandissima squadra, infatti è prima in classifica, quindi dal lunedì poi penseremo a Modena. Bene Emiliano, io ti lascio, so che hai fretta e per concludere vorrei dire speriamo in una bella vittoria, ma io dico, anche se non fosse bella la vittoria, l'importante è che arrivi. Sì, esatto. In bocca al lupo. Grazie.